Allora? 10 gradi percepiti 5. Ciao, siamo Davide e Valeria. Da settembre 2022 viviamo a bordo del nostro van. Insieme a Siri, Sprint e Charlie. Ci siamo quasi! Manca poco! Manca pochissimo! Mancano quanti chilometri? Mancano 12 chilometri. 12 chilometri al confine italiano, Francia-Italia. Ci siamo fermati stanotte a Josserre perché sul confine davano temporali e volevamo evitarli. E quindi abbiamo fatto una notte lì e ora stamattina abbiamo lavoricchiato un pochettino e ora siamo ripartiti. Incominciamo a vedere l'arrivo e me ne sto accorgendo dalle moto che ci sono. Ci sono un casino di moto perché queste curve qua sono molto rinomate per i motociclisti. Comunque stiamo facendo il Colle dell'Arche per poi passare a quello della Madeleine, della Maddalena. Comunque è abbastanza large come colle. Largissimo, anche Sprint si lamenta. Comunque Sprint sono due giorni che mi agola il viaggio e non era mai successo. Secondo me sente la nostra tensione, perché i gatti recepiscono tutto. Quindi ora facciamo il colle dell'Arche, della Madeleine, e poi andiamo a mangiare una bella polenta da Sara, che è una nostra amica che ha Rifugio della Pace. Quindi le facciamo una sorpresina e andiamo a mangiarci una bella polentina. Tocca la rima. E via. Vamos. Vamos. Ormai possiamo andare a dire andiamo. Però la Spagna ci rimane nel cuore. Nel cuore. Quindi vamos lo diremo ogni sempre. Ogni tanto ci esce qualche parola in spagnolo. Entonces, ciao ciao. Ciao belli. Comunque, che posto meraviglioso è questo. Cioè, arrivare qui direi che è stato super. Ah, un'altra cosa che volevo dire, che poi alla fine con un pieno fatto in Spagna ho ancora messo 30 euro di gasolio a 1,7 in Francia, l'unico penso che c'era 1,7 in Francia, e siamo arrivati benissimo. Perfetto, cioè, ora sei pronto a fare il diesel a 1,8, 1,9? Sono pronto a svenarmi, sì. Comunque, per essere mercoledì, c'è tantissima gente qui da Sara. Questo è il Rifugio della Pace, quindi se per caso siete in queste zone, venite a trovare la nostra Sara. Ora andiamo a trovarla noi, dopo 10 mesi. Anche perché l'ultima tappa che abbiamo fatto è stata proprio da lei. Quindi abbiamo fatto tappa da lei e poi siamo partiti. E ora facciamo tappa da lei e ritorniamo. Eccoci qua con la super polenta con le verdure per Davide e i formaggi per me. Ci sono solo ma ce n'è polenta lì in mezzo. Sì, non vedevo l'ora di mangiare tutti questi formaggi. Chiavi e collana realizzati a bordo di furgonello. Ti piacerebbe averne una? Scrivici. Hai preso un cane nuovo? L'ho trovato. È italiano. Ciao Pistos!
Allora, lui è Pistos, il cane di Paolino, che ora con il suo super mezzo viene qui. Charlie è contentissimo di aver rivisto Pistos. Sei contento, eh? Sei contento? E allora, sei contento di aver visto Paolino? Paolino, sì. È venuto il nostro super amico Paolino, da Fossano ovviamente, a fare qualche giorno con noi. Adesso ve lo facciamo vedere. Col suo mezzaccio. Ma che bello che è. Eccolo! Mamma mia, che rasetto! Anche perché lui ha preso questo furgone quando noi eravamo in Spagna, quindi dobbiamo ancora vederlo. Quasi quasi che facciamo un camper tour di... come si chiama già il suo furgone? Aruto. Aruto. Come l'hai chiamato? Aruto. È felice, Charlie, è felice. Non sa più dove andare. Com'è questo hamburger vegetariano? Non è male, ammettilo. I miei sono più buoni. Non credo proprio. Oggi Paolino è l'addetto alla cucina. Ci sta cucinando un'insalatona, bruschette. Sono io che cucino vegetariano. Melone, lui che cucina. Io che cucino vegetariano. Vegetariano per noi. Cosa non si fa? Tu con quel coltello fai poco paura. Ciao bello! Però il melone lo tagliamo oppure no? Perché abbiamo un po' di roba. Ma iniziamo a mangiare, poi vediamo. Vediamo, lo puliamo poi dopo al massimo. Sì. Io sono il suo datore di lavoro. Sempre paura con quel coltello. Poi c'è il bravo Pistos. Il capo dell'Enel. Lì c'è Cerlino. Uno lavora e i quattro guardano. No, Natale non va bene. Qualcuno nel video che puoi Natale. Comunque, quanti di voi come amico c'hanno un sosia di Johnny Depp? Cioè, oh, ma è vero, ho messo solo così? Io, noi,
Ma io in primis, perché io sono amico di lui da magari non so più quanti cazzo di anni. Abbiamo un amico che è il sosia di Johnny. È vero, che... Ci assomiglia un casino, questi occhiali. Uguale. È un miscuglio fra Elton John e Johnny Depp. È meglio Johnny Depp. Johnny Depp dei poveri. È carino, eh? Carino. Perciò, chi lo vuole conoscere è single. È single. Sa cucinare. Ha un mezzo per viaggiare. Sa cucinare, a differenza mia che invece non so cucinare. Lo pubblicate, vero, questo video? Certo. Guardate che cosa sta preparando. Eh? Il nostro aperitivo. Cioè, anche perché noi non l'abbiamo obbligato. Avete cambiato furgonello? Ehi. Vi mancava... Vistos. Vito. Ci mancava Vito. Qua siamo in un fiume. Occhio, eh. Farò il bagno o non farò il bagno? Farà il bagno. Farò il bagno? Sì. Bravo, bravo. Ci provo, qua è fredda, siamo in montagna, qua è fredda. Dai, buttati! Vai, vai, buttati che è morbido! Ciao, amico mio! È girata! Vai, che bello, come fa vedere. Carlino ha trovato il suo miglior amico dopo 11 mesi. Vai amore! Oh! Beh, proprio è vero, comunque. Vai, vai, amore! Siamo tutti noi, sei tu... No, come si dice? Sei tutti noi, siamo tutti te, vabbè, vai! Vai, amore! 3, 2, 1, vai! Adesso stai da Dio. Adesso se ti rimetti non lo senti più il freddo, pazzesco. Ragazzi, paura. Vai, Vale. Vai, fatti una bella nuotata. Tutto? Formicolio, tipo. Oh Paolo, ci sono le formiche in acqua che sente il formicolio. Quanti gradi sarà comunque? Questa. Dai. 10. 10 gradi percepiti, 5. Ve lo ricordate quel famoso video quando parlavo delle mie infradito che avrei portato in Italia? Le infradito le ho portate in Italia, distrutte, ma le ho portate. Spiega come le hai portate. Allora, le ho portate distrutte. Valeria ne ha comprato un paio
che erano mie, erano mie di Valeria, che erano sue, che però lei non mette mai perché usa sempre le sue Birkenbacks anche per andare. Come si chiamano? Birkenbacks. Birkenstock. Birkenstock. Mi schippa la sce. Solo che costando 3 euro, come potete notare, sono durate da Natale a Santo Stefano, non valgono una cippa di niente. Cosa ho fatto io? Io? Visto che invece la parte sotto delle originali, delle hawaiane, è molto seria, cioè nonostante sia consumata, ma comunque bella spessa ancora, io cosa ho fatto? Gli ho staccato questo pezzettino qui e gliel'ho messo alle mie hawaianas. Perciò le mie hawaianas in questo momento sono un mix tra una fake e invece una real hawaianas, invece che una fake hawaianas. Mamma mia. Cioè, raga, e comunque ci sta bene il azzurro e blu. Perché la riga qui, che voi non vedete perché non vedete, ma io mi avvicino. Aspetta, che qua tra un gatto e l'altro. C'è uno show dei gatti. C'è la righettina blu, gialla e verde, che richiama il bordino. Blu, gialla e verde. Perciò, mamma mia. Per chi volesse un paio di hawaianas particolari, personalizzate, contattateci, io gliele faccio su misura. Quindi torniamo e fai il ciabattaio. E facciamo i danni. Sprint si porta dietro praticamente la bottiglia insieme al guinzaglio. Quindi... Voilà. Quindi, cosa facciamo in questo momento qua? In questo momento, siccome siamo arrivati praticamente a casa... Là c'è Paolino, c'è che, Paolino canta. Che canta! Adesso vado a buttare via. Ahimè, mi piace il bordino qua giallo, però devo buttarlo via ormai perché è tutto bisogna rotto. Lasciare andare. Però questo qua col coltellino glielo taglio, le hawaiian. Lo attacchiamo sul furgone. Vai, va, vai a buttarle, va. È uno sponsor. Vai a buttarle, va. Sciabelli! Quando Charlie vede Paolino è la fine. La sensazione di viaggiare da solo senza la family è veramente particolare. Parlate qua, siamo di essere sulla stiva di una nave.